Agostini Cane Roberta, Alessandrini Angelo, Adelucci Giuseppe, Beltrami Alessandra, Brosca Susi, Carafì Isabelle, Cioccarelli Sergio, Cioce Michele, Cosini Michela, Cuculiuc Ione, Deubeis Fabiana, Desconde Yolanda, Di Marco Paolo, Di Martino Davide, Don Madonia Paolo, Dragani Raffaele, Eleuteri Maria Teresa, Ferrante Salvatore, Ferrera Monica, non c'è. Fonti Adam, Gentile Emanuele, Giannorio Anna, Gianni Giuseppe, Gianietto Fernando, Goes Bruno, Intaffi Paolo, Leon Gregorio, Luca Elena, Marianovic Scalise Nicolina, Matarazzo Vincenzo, Milovic. Modolo Massimiliano, Moroni Marco, Pantaloni Simonetta, Pettini Paola Augusta, Polenta Andrea, Polenta Andrea,
Sansanelli Tommaso, Scemi Alessandro, Serravalli Gianluigi, Tirintino Morena, Tozzi Anna, Urso Mattia, Vossu Mattina, Vesfal Beatrice, Witzmann Francesca, Zabatti Immacolata, Zangheri Ennio, Agliani Andrea, contraddizioni, con sguardo lucido e poetico
Egli ci restituisce squarci di quotidianità mai banali. Con un uso sapiente e bilanciato del bianco e nero e della tecnica fotografica, le sue composizioni diventano attimi di pura introspezione. Per questi motivi si aggiunge il terzo posto del premio Lord Byron 2019 Gianluigi Serravalli. Dottoressa Pina. L'opera, decisamente interessante, rivela una notevole padronanza della tecnica pittorica e esprime attraverso l'uso dei colori il senso più autentico della vita. Gli arancioni, i gialli solari, questi accesi che rompono sulla tela e la illuminano, focalizzano l'attenzione sulla ricerca del proprio sé in un mondo sempre più spersonalizzante, sulla necessità di non arrendersi nonostante il grigio che incombe, legandosi all'introspezione di un azzurro profondo. Questa è la motivazione per Raffaele Dragani. Il dottor Fabrizio Floriano. Allora, una motivazione molto semplice, perché la sua opera, l'opera di questo artista che è il primo classificato, non ha bisogno di essere spiegato, poi ovviamente vedrete. Per un'arte originalissima e coinvolgente, che supera il semplice mimetismo del mezzo fotografico per diventare testimonianza contemporanea della fragilità e del dolore dell'essere umano. Il primo classificato al premio Byron è Léon Gregorio. Basa soprattutto su due cose.
l'originalità e la creatività nell'ideazione, nella realizzazione, l'originalità e poi la capacità tecnica. In questa mostra la cosa bella è che questo mix di elementi, di stili, di tecniche sono riusciti a dialogare tra di loro. C'è un'opera invece di impoverirsi o di arretrare a fianco a un'altra opera, ne esce arricchita. E questo dialogo tra le opere arricchisce anche noi fruitori. Penso che sia un qualcosa che vale assolutamente la pena di vedere. È stata una bella mostra e molte opere veramente erano decisamente interessanti. E alla fine il senso di uno premio come questo, che grazie alla signora Bucconini si tiene da tanti anni qui in questa splendida città, è proprio l'idea di crescere insieme nelle sue motivazioni, far crescere l'arte, far crescere la conoscenza, far crescere il senso anche di libertà, perché solo se noi abbiamo coscienza di noi stessi, solo allora potremmo essere veramente liberi. Questa mostra penso che sia un aiuto per tutti noi, per essere noi stessi e per trovare la nostra libertà. Grazie agli artisti e grazie alla signora Boccolini. Thank you.